L'ex senatore Enzo De Luca di Tremonti ricorda che ha tagliato i fondi per il Mezzogiorno. Dalle polemiche si tiene lontano, pur replicando a De Mita. Sulla crisi al comune avverte D'Amelio. Ci può essere anche un'amministrazione che può avere una difficoltà. Io ritengo sempre preferibile un'amministrazione rispetto a un commissario. Nessuno mi convince in modo diverso. Se gli altri hanno i numeri per fare una cosa del genere, lo facessero. Ovviamente quando facciamo riferimento a partiti democratici, la decisione è quella che ha preso il partito provinciale, regionale e nazionale. L'ho detto già in un'altra occasione. Non è che dobbiamo chiamare Papa Francesco per parlare del Comune di Avellino, mi sembra una poca eccessiva. Poi che altri hanno altre valutazioni, altre interpretazioni, io legittimamente le rispetto, però non è che si possono travisare le situazioni e gli eventi. Oggi c'è questa decisione e su questa decisione ovviamente nelle prerogative, perché c'è una legge del sindaco, è stata detta in tutte le salse, noi riteniamo che il comune capoluogo, anche perché alcuni immaginano che rispetto a un disegno che è solo l'Irpini è poco, ci vuole anche Benevento e le aree interne, qualcuno immagina che c'è l'Alta Irpina rispetto a Avellino, rispetto all'altra fascia, questo veramente è patetico, perché tutta la Campania non riesce a fare nulla, neanche il Mezzogiorno, ci vuole il Mediterraneo. Immaginate se possiamo fare le leghe nel proprio giardino di casa dicendo che quella è una proposta politica, insomma cerchiamo di smetterla.